Vai, siamo in onda. Bene, la voce a quella di Orazio. Allora, io devo fare un piccolo flashback perché dovevamo fare un video già martedì passato e invece per una serie di ragioni addirittura ci eravamo dimenticati. Il video dovrebbe e doveva vertere su un fatto importante, e cioè sulla mia partecipazione alle elezioni di Roma, delle comunali di Roma, e in particolare all'occasione della verifica dell'andamento elettorale che si è tenuto martedì nella sede del Partito Radicale, dove ho ottenuto una piccola relazione di 7-8 minuti. E allora che cosa è successo? È successo che, d'accordo con Cristiano Busterman, avevamo diciamo, programmato una specie di progetto di regia, e cioè lui doveva anticiparmi nella sua relazione, diciamo, citando il fatto che noi avevamo fatto la denuncia contro, le varie denunce contro il Movimento 5 Stelle, e su questa base poi avremmo dovuto incardinare il mio successivo intervento per spiegare diciamo, nel dettaglio che cosa avevamo fatto e l'aspetto, diciamo, di strumento utilizzabile che avremmo messo a disposizione del Partito Radicale. Però quando mi sono reso conto, dopo aver sentito la relazione di Busterman e quello che aveva detto e la reazione da parte del pubblico astante, che era praticamente del tutto atona, non c'era nessuna reazione, praticamente ci siamo resi conto che io mi sono reso conto che andare a seguitare su quella falsa riga sarebbe stato come imboccare un procedimento non fertile, sterile, ecco. E allora senza concreti risultati non avrebbe portato a niente. Allora mi sono, diciamo, lì per lì improvvisato una relazione su un tema completamente diverso, e ho detto vabbè, adesso faccio il pazzo della situazione e vediamo che cosa scateno diciamo, nella reazione del pubblico. E quindi che cosa ho fatto? Ho detto intanto preliminarmente che era la prima volta che parlavo al comitato del Partito Radicale e che probabilmente sospettavo che sarebbe stato anche l'ultimo intervento, perché dopo quello... Ma non è che gli altri siano meglio, No, dopo quello che avrei avuto da dire sicuramente era difficile che fossi richiamato a dover presentarmi in una successiva conferenza al Partito Radicale. E allora che è successo? Che ho raccontato tutti i treni persi dal Partito Radicale. Io ho detto, allora io sono un vecchio elettore, uno che nel 76 e da poi dal 76 per molti anni ha votato tutte le azioni di lotta dei referendum radicali importanti che erano stati fatti fino al 94-95. Dopodiché mi ero deluso abbondantemente dell'azione dei radicali, perché portavano a compimento un progetto e poi non sapevano sfruttarlo elettoralmente e politicamente. No, soprattutto politicamente. E certo. E quindi sono semi buttati così. Esatto, ma era chiarissimo il progetto. A quel punto abbiamo deciso, io ho deciso di abbandonare, diciamo, questa mia passione verso le proposte del Partito Radicale e dedicarmi ad altro. Poi quando invece nel 99 furono di nuovo, diciamo, apripista di una nuova scena, cioè quella della elezione telematica, ho detto vabbè, forse finalmente si sono svegliati, e io insieme ad altri ci siamo presentati come candidati alle elezioni della segreteria del consiglio direttivo del partito. E quando poi ho visto come veniva gestito del tutto arbitrariamente questo nuovo strumento, ho capito che anche lì il tasso di libertà
declamato, tanto declamato dai radicali, era solo una chimera, diciamo così, va. E allora ho detto basta. E allora gli ho detto: voi qui vi siete persi il treno del partito dei giudici, perché contro la responsabilità civile dei giudici avete vinto e poi non avete fatto un cazzo di niente. Vi siete persi il treno delle elezioni elettorali via telematiche, che vi è stato scippato da Grillo. Vi siete persi Mani Pulite e tutto quello che ne consegue, che vi è stato scippato dall'IDV di Antonino Di Pietro. Vi siete persi adesso anche il reddito di cittadinanza, la partecipazione 1 vale 1, eccetera, che vi è stato scippato da Beppe Grillo. Non lo so, siete qui per farvi scippare. Ho proprio detto. Siete qui appositamente per questo scopo, oppure avete altre finalità che io non conosco? Perché a sto punto mi dovete dire qual è il vostro progetto politico, perché in un partito in cui io devo aderire a un partito, quello che sia, devo avere un progetto politico a disposizione e valutare se mi trova concorde o non mi trova concorde, se mi sento rappresentato in quel progetto politico le mie aspettative o se non le vedo. E insomma, da lì tu hai cominciato a insorgere la platea: fatelo stare zitto, basta, togliete il microfono, deve finire di sputtanare così la gente, noi siamo qui, lavoriamo tutti i giorni. Era meglio se non ci stavano. È successo di tutto. E poi, per fortuna invece, che c'era il moderatore, che invece era una persona corretta, e che ha detto: no, noi dobbiamo far vedere proprio da radicali quali siamo, che facciamo parlare giustamente chiunque, anche se non è propriamente ed esattamente allineato con i nostri pensieri. E dice, insomma, poi ho seguitato per altri 4 o 5 minuti, portando a compimento il ragionamento, in cui gli ho detto: ragazzi, qui voi non avete capito che comunque i tempi vanno avanti, voi che vi fate le pippe mentali, che continuate a raccontare che dovete avere la liberalizzazione della canapa indiana, è finita, è un gioco che riguarda 200.000 persone, se va bene, 2 milioni di persone volendo esagerare, cioè niente, nessuno. Qui c'è una situazione economica, geopolitica, mondiale, in cui noi ci ritroviamo qui in Italia 8 milioni di morti di fame, che non sanno come fare a mettere insieme il pranzo con la cena, e voi mi continuate a rompere il cazzo con ste menate della canapa indiana. E quando mai voi avrete la possibilità di avere il consenso? Perché la canapa indiana toglie l'appetito. Allora di pranzo, fumate, ti passa. E gli ho detto: insomma, questa storia, cioè voi dovete diventare, se volete essere un partito e ha un senso dichiararsi partito, la cosa da fare di qualunque partito è quella di assumere il potere, di assumere la maggioranza della rappresentanza della gente, della cittadinanza del paese, perché se no non c'ha nessun senso continuare a essere, qui parliamo di percentuali dello 0,8, 1,2, io ho detto, ma che significa? Cioè che io quando devo, dopo 30-40 anni che esiste il partito, o 50 addirittura che esiste il partito, continuo a parlare dello 0,1, 0,2, 0,8%, significa che sono fallito, che cazzo seguito a fare? No, gli ho detto, qui cioè, dovete cominciare a pensare in ordine di idee diverso, bisogna creare un'identità reale, bisogna creare degli stimoli, bisogna creare un progetto politico, non semplicemente fare un'opposizione al regime o andare a fare una lotta politica solo e semplicemente su un unico progetto di risoluzione. Cioè non è possibile andare a fare la lotta per la liberalizzazione della canapa quando ci sono temi di drammaticità epocale, del signoraggio, io ho detto, del reddito di cittadinanza, della conversione dell'industria, della produzione manifatturiera in industria culturale, cioè, tutte queste cose qua, io ho detto, voi non avete la minima idea di cui sto parlando, è ora che cominciamo ad entrare nell'ordine di idee, che veramente incominciate a dare un progetto politico ad ampio raggio alla gente che vi segue, perché fare un partito per l'unico scopo di perseguire un unico obiettivo rimarrete sempre all'1, semplicemente demenziale. Io ho proprio detto e continuo a confermarlo, e devo dire che nonostante tutto hanno accettato e addirittura è stato recepito, perché dopo che ho parlato io hanno parlato un'altra decina di relatori,
e almeno la metà di questi relatori, perlomeno 5 o 6, hanno fatto riferimento a quello che dicevo io, proprio per dire esattamente, confortare e supportare e corroborare quello che ho detto io. Quindi vuol dire che anche all'interno del Partito Radicale un qualche germe di risveglio, progetto politico o comunque di parvenza di volontà, di espressione di un progetto, di un'idea, esiste. Io voto per... Come faccio? Sempre Solong, eh? Che hai chiuso? No, come chiuso? No, no, non devi chiudere, adesso parlo io. Ok, vai. Allora, devo fare un piccolo appunto, perché io personalmente ho partecipato nel 1955 alla inaugurazione del Partito Radicale. Una piccola cerimonia, eravamo pochissimi, mi ci portò un amico, un compagno di scuola col quale avevamo un sodalizio, per cui all'epoca andavamo in giro per Roma a vedere tutto quello che avveniva, con la lambretta, con la lambretta. Ma anche lui c'aveva il Vespone, quello grande, che si chiamava Franco Frezza, lo voglio ricordare. Ah, mi sa che l'ho conosciuto pure io. No. È morto relativamente giovane. Tu hai conosciuto Frezza, la catena di Bari. Allora, capitavamo lì perché naturalmente eravamo molto interessati, eravamo lettori di quella bella rivista che si chiamava Il Mondo, e quindi c'era una rivista di economia politica, soprattutto di politica, c'era gente che sapeva, era l'ambiente liberale, non dei liberali, e personaggi che voglio ricordare: Manunzio, Carandini e Cattani, questi sono i tre nomi che mi vengono in mente e che erano ovviamente presenti alla fondazione di questo partito liberale, radicale, che in realtà era appunto, diciamo così, un partito liberale di sinistra. Lo voglio dire perché a quel punto io sono stato anche, ho avuto anche la possibilità di conoscere direttamente da giovane Marco Pannella, che era presente. Ma si è laureato lui, no? Non te lo so dire, no, comunque no. se ne andò dal parlamentino dell'Università di Roma, lui è stato eletto con un'altra lista, ovviamente, lui era stato eletto con la lista dei liberali, e quindi ho avuto la possibilità di conoscere anche questo personaggio. In una maniera o nell'altra io ho sempre seguito le iniziative di questo partito e molto spesso mi sono reso conto che si tratta di un partito di intellettuali la cui funzione non si capiva mai bene quale fosse. Erano persone che lanciavano la strada e ritiravano la mano. Erano persone che non sono mai state capaci di raggiungere quel quorum di voti tali da garantire qualcosa di consistente in un paese dominato dalla Chiesa e quindi dalla Democrazia Cristiana. Quindi praticamente si tratta di cose di questo genere. Non poteva sicuramente essere un partito di massa, ma poteva fungere, perché i temi che questo partito ha lanciato erano temi da partito di massa. A conclusione di quello che ho detto voglio leggere un intervento, perché noi abbiamo dichiarato molte volte essere Matteo Renzi un democristiano riciclato. E perché lo dico a conclusione di questo mio intervento sul Partito Radicale? Per la dimostrazione della difficoltà di penetrazione di questi temi in questa società. La società dominata dai preti non potrà mai essere una società libera, in cui le tematiche espresse dal Partito Radicale potrebbero avere un minimo di significato, di presa. Cioè c'è della gente che ovviamente gli dà retta, anche perché certe battaglie di estrema laicità poi sono state vinte, ma sono state vinte perché sono state fatte proprio dai democristiani, non il contrario. No, perché sono state fatte proprio intimamente dalle persone, dai cittadini stessi. Ma sono state gestite dai democristiani, capito? Allora qui c'è una bella intervista a una brava attrice italiana, moglie del commissario Montalbano, la quale
e siccome è moglie del commissario Montalbano ed è questa, ed è Luisa Ranieri di Zingaretti, sì, esattamente, e siccome noi sappiamo che Zingaretti, il fratello di Montalbano, è un politicante di quelli tosti, molto tosto, no, ma molto, diciamo, nominato, va. Sì, lo credo, diciamo, chiacchierato, molto. Comunque è uno di quelli del giro, perché sennò non sarebbe lì. Allora lei giustamente ha frequentato questi ambienti e ha una sua idea della politica. Lei dice in questa intervista, che è stata pubblicata su 7, e con questa concludiamo, questo è... allora, questo è il numero di 7... Sì, buonasera, chi è? Di marzo. 7 di marzo. Ma che proposito? Allora, io più volte ho detto che Renzi è un scout della Jessica, che ha una connotazione ideologica per cucina appena depositata. E allora questa attrice dice: oggi gli chiedono, no, in questa intervista, oggi voti a destra o a sinistra? Ma ci stanno più la destra e la sinistra, sono tutti democristiani riciclati che vanno dove li porta la convenienza. Mi pare che questa diagnosi fatta da una donna sicuramente intelligente, sicuramente curta e sicuramente che frequenta ambienti politici affermati, essendo la moglie di Montalbano, è chiaro, perché noi parliamo sempre che Zingaretti si identifica con Montalbano. Se noi parliamo di Zingaretti non lo sa nessuno, ma Montalbano lo conoscono tutti. Quindi dice: qua non c'è né destra né sinistra, sono tutti democristiani riciclati. Ed è vero, perché l'opposizione non esiste più. Quello che era l'opposizione, tipo la SEL per esempio, sì, o Forza Nuova, sono state tutte usurpate dall'interno, tutte aggredite dall'interno. L'evoluzione è stata questa: quando noi diciamo che il PD è catto comunismo, noi diciamo obiettivamente che è catto comunismo, cioè è oscillazione della politica interna italiana gestita dalla Città del Vaticano, va bene, di carattere veramente pretesco. E un'altra risposta, che trovo anche questa abbastanza importante, dice: la domanda è Renzi? Lo racconta lui stesso, è un DC con qualche idea di destra e qualche idea di sinistra. Il personaggio è lì. Ha capito che il mondo è cambiato e che se fosse troppo di sinistra sarebbe fuori dalla storia. Si è adeguato. È un po' furbacchione, un grande comunicatore. Davvero con il fratello di Luca, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, non parli mai di politica? Giuro, ogni tanto gli chiedo qualche cosa, ma lui lascia scivolare altrove la conversazione. E mi sembra che per uno che è molto chiacchierato, per il momento diciamo così, ma insomma noi l'abbiamo ampiamente, l'abbiamo denunciato un paio di volte, l'abbiamo descritto anche noi, l'abbiamo denunciato un paio di volte, l'abbiamo raccontato bonariamente, non è che abbiamo fatto molto male, con tutti i soldi che si è fregato. Allora ci citasse il giudizio, perché noi diciamo che si è fregato. No, ma il bello è che non ci cita mai nessuno, sì, con le centinaia e centinaia di denunce che abbiamo fatto, coinvolgendo io penso almeno 10-20 mila persone, sì, forse di più. Non c'è uno che ci abbia il coraggio di portarci in tribunale. Cari amici, sempre laudetur priapus. So long. Come sempre, so long. Chiudi lì. Qua. Aspetta un minuto. Dov'è sta cosa? Sì, la vedo. Che devi fare? Spegni. Salutiamo. Ciao. Ciao. Raffaele. Ciao. Ciao. Laudatus priapus. Semper.